Presidente Pirovano, questo è un giorno importante per la sua provincia, una delle grandi aziende rimane sul territorio. Sì, ma c'è una cosa straordinaria che succede solo in Lombardia e a Bergamo in particolare. Tempo fa era stato siglato un accordo di programma con il quale le cartiere Pigna chiedevano al comune alcune facilitazioni di stile urbanistico per poter tentare di ovviare alla futura disoccupazione che ci poteva essere, perché c'erano grossi rischi per i lavoratori di queste cartiere. La Pigna poi è stata tanto capace da evitare che ci fosse disoccupazione. E allora oggi firmiamo un accordo, un contratto, sempre la provincia con il comune di Alzano che è protagonista insieme alle cartiere Pigna, per fare in modo che l'accordo continui nonostante non ci sia più disoccupazione, ma non solo, con questo accordo si potrà dare nuova occupazione in aggiunta a quella che è stata sventata come disoccupazione. Quindi è un successo grandissimo, ripeto, oggi sono qui in tanti a complimentarsi, ma il merito va soprattutto alla cartiere Pigna e al comune di Alzano che sono riusciti a lavorare pubblico e privato in maniera splendida. Cosa significano le cartiere Pigna per la sua provincia? Beh, sono uno dei punti importantissimi, sono un simbolo della produttività, dell'innovazione e della buona qualità della produzione. Sono un simbolo per la Valseriana e per tutta la provincia di Bergamo, non solo resistono ma stanno progredendo. Un bel esempio questo, visto le tante società che vanno all'estero a creare i loro stabilimenti. Perché Pigna ha scelto una cosa completamente diversa? Ma perché il cuore della Pigna è Bergamo, è Alzano, è la provincia, sono le nostre valli e credo che piuttosto che mollare preferiscono morire ma farlo qui, sulla propria terra. Eccoci con il sindaco di Alzano, oggi una giornata davvero di grande soddisfazione dopo tanto tanto lavoro. Allora, grande soddisfazione sì, tanto lavoro sì, perché sono 3 anni e mezzo che stiamo lavorando su questo progetto, tanta collaborazione ovviamente da parte di tutte le istituzioni, che sia comune, regione, provincia, sindacati, Confindustria e tantissimi organi al tavolo di questo lavoro. È una soddisfazione perché la cartiera Pigna rimane ad Alzano Lombardo, la cartiera Pigna rimane con i suoi dipendenti ad Alzano Lombardo, si è ristrutturata, ha ridimensionato gli spazi, ma questo ha rinvigorito quella che era la capacità di penetrazione non solo in Italia ma in Europa della cartiera Pigna. Questo è un esempio che non sempre bisogna andare all'estero per far funzionare le cose. Non sempre bisogna andare all'estero, anche perché ci vuole tanta buona volontà e bisogna scordarsi quell'aspetto economico. Infatti per noi era molto più semplice qui battere giù tutto, essere in qualche modo coinvolti in quei centri mega commerciali, portare a casa dei bei soldini, magari fare 2 rotatorie. La scelta è stata completamente diversa, abbiamo rinunciato a dei soldi ma abbiamo contribuito a lasciare dei posti di lavoro sul territorio di Alzano Lombardo. Questa è la dimostrazione che lavorando bene sul territorio i risultati arrivano, perché non soltanto la regione, non soltanto la provincia, anche il comune, tutti insieme hanno lavorato nella stessa direzione. Assolutamente sì, tutti insieme hanno lavorato nella stessa direzione, che io ritengo che sia la direzione vincente in questo periodo, perché i posti di lavoro, anche ultima notizia, ne abbiamo persi più di 35.000 solo nella provincia di Bergamo. Non possiamo permetterci di perderne degli altri, ovviamente tutto è avvenuto anche grazie al fatto che dall'altra parte avevamo un imprenditore che, capendo e condividendo le nostre scelte, si è dato da fare anche lui. Che significato hanno le cartiere Pigna per Alzano Lombardo? Le cartiere Pigna sono state una delle prime fabbriche nate nella fine del 1800 ad Alzano Lombardo. Intorno alle cartiere Pigna e poi quindi intorno all'Italcementi si è costruito il tessuto urbanistico di Alzano Lombardo. La cartiera Pigna economicamente non è nostra, ma moralmente appartiene alla cittadinanza di Alzano Lombardo.